Rieccoci pronti per cercare di capire proprio quello che mettiamo, quello che abbiamo messo sul nostro titolo, e cioè crisi di governo l'abbiamo sostanzialmente appurata, accertata ieri con la conferenza stampa di Matteo Renzi. Adesso Conte deve in qualche modo cercare di capire se una maggioranza c'è ancora, ovviamente ha Sergio Mattarella dalla sua parte, però al di là delle dinamiche politiche che riguardano appunto l'esecutivo e già una situazione preoccupante che riguarda appunto la gestione della pandemia e dei vaccini che arrivano, ma che potrebbero sicuramente arrivare in numeri più abbondanti e anche a una distribuzione migliore. Come reagisce il mercato? Un amico poco fa ci ha scritto: incredibile quanto il MIB se ne stia altamente, insomma, stia rimanendo indifferente a quello che sta accadendo. 2 anni fa non sarebbe andata così. Noi ripartiamo da qui con il nostro prossimo ospite, che è Angelo Drusiani, consulente finanziario Banca de Rothschild. Angelo, ben trovato in nostra compagnia, buon 2021, perché è la prima volta che ci sentiamo dall'inizio dell'anno. Grazie a voi, altrettanto buon anno. Senti, come rispondiamo alla considerazione dell'amico che scrive da casa? Dice, insomma, c'è una crisi ma i mercati non reagiscono, quantomeno non reagisce il MIB. 2 anni fa non sarebbe andata così, c'è una liquidità che evidentemente sta facendo da tappo in qualche modo, poi in realtà c'è anche lo spread e i tassi di interesse che magari possono a loro volta registrare qualche movimento in più. Ma insomma, la tua opinione qual è da questo punto di vista? Io vorrei spendere una parola, almeno una volta tanto, all'Unione Europea. Sì. Se il MIB è in queste condizioni, se l'Italia è in queste condizioni dal punto di vista finanziario, dal punto di vista della borsa in particolare, e anche del rendimento dei titoli di Stato, è perché dietro c'è un supporto fortissimo da parte dell'Unione Europea e della Banca Centrale Europea. Io credo che mai, come in questa fase, chi dirige l'Unione Europea in particolare, ma anche chi segue la Banca Centrale Europea, noi abbiamo avuto un grandissimo presidente che adesso non lo è più, ma anche mi sembra che in definitiva abbia lasciato evidentemente un'ottima struttura, che segue più o meno un andamento molto positivo, nel senso di aiutare i paesi, non di metterli gli uni contro gli altri armati come è successo in passato in più occasioni. Non dimentichiamo com'era la chiusura nettissima di Ungheria e altri paesi nei confronti del nostro paese, e mi sembra che sia stata limata sensibilmente questa posizione di durezza nei confronti dell'Italia. Peraltro avrà mille difetti l'Italia, ma non credo che tutti gli altri siano così perfetti. Quindi io attribuirei alla coesione che si manifesta in questa fase, al di là delle polemiche che quelle scoppiano naturalmente, alla coesione tra l'Unione Europea, al fatto che il MIB non risenta in misura minima di quanto è accaduto ieri pomeriggio, dimenticando quello che è accaduto ieri pomeriggio, peraltro. Sei quindi d'accordo col fatto che in altre situazioni, insomma in altre tempistiche, il MIB avrebbe reagito in maniera diversa? Insomma, in precedenti crisi di governo, Piazza Affari ha sofferto l'instabilità che peraltro contraddistingue un po' la nostra storia politica. Basta ricordare che, insomma, l'ultimo governo che si è completato fino alla fine è quello di Berlusconi a inizio anni 2000. In altre situazioni avremmo assistito a una reazione diversa? Sicuramente sì, sicuramente quando i paesi viaggiavano ognuno per conto proprio il risultato sarebbe stato pessimo dal punto di vista dell'indice azionario italiano. Non va dimenticato che a fare coesistere anche questo accordo fra i paesi, al di là delle grandi capacità che ho riconosciuto e che riconosco a chi guida, le donne che guidano, come tu sai, io fin dall'inizio l'ho detto questo. Vero. C'è anche da dire che la pandemia sta preoccupando un po' tutti, perché è vero, l'Italia è malmessa perché di morti ce ne sono tanti, ma di eccessi ce ne sono tanti. Non credo però che in altri paesi vada molto meglio. Ricordo quanto dicesse a suo tempo, è vero che adesso non fa più parte dell'Unione Europea, ma allora faceva parte dell'Unione Europea il primo ministro del Regno Unito. Quindi sentiamo cosa dice quasi alla fine della propria carriera politica, Angela Merkel. Quindi
È un problema che riguarda tutti, quindi in questa fase io credo che, come ho detto in altre occasioni, l'unione fa la forza, nel senso che se si è uniti è molto meglio che stare lì a rincorrere chi è più bravo, chi è meglio, chi è peggio. Quindi in una situazione come questa io credo che più si aiuta meglio è, meno polemiche si fanno meglio è. A livello invece di tasso di interesse hai già più o meno parzialmente risposto insomma, dopo la prima domanda che ti ho girato. Al momento non sembra ci siano movimenti importanti. Poi è vero, lo spread si è mosso in qualche modo, anche il tasso di interesse italiano già qualche giorno fa aveva raggiunto 0,65 e lo spread adesso è vicino ai 113, ma insomma, se questa incertezza dovesse rimanere tale, lo spread ti aspetti che possa tornare a insomma, staccarsi da questi minimi in cui si trova degli ultimi anni oppure no? Io tempo fa sull'economia del Corriere ho scritto che dalla seconda parte della primavera, quindi avvicinandosi all'estate, i tassi rimarranno stabili, ma i rendimenti saliranno. Se voi guardate cosa sta accadendo negli Stati Uniti, il rendimento del titolo decennale, che era 0,58 a fine, sembra inizio aprile, fine marzo, inizio aprile, è salito ben oltre l'1%. Questo perché? Perché i mercati, al di là della pandemia, al di là delle difficoltà economiche, al di là degli Stati Uniti, di quello che è accaduto negli ultimi giorni, sono convinti che la ripresa del 2021 sarà molto forte, perché la voglia di ricominciare a consumare è più forte dei timori dei decessi. Quindi la popolazione giovane soprattutto è quella che spingerà di nuovo i consumi, soprattutto negli Stati Uniti, verso valori alti, quindi là i rendimenti sono già saliti. Però non dimentichiamo che il contagio dei rendimenti vale ovunque. Così come c'è stato il contagio della pandemia, il contagio dei rendimenti sarà analogo, perché l'Occidente difficilmente ha un andamento divergente fra Stati Uniti ed Eurozona, se non per un brevissimo periodo. Per cui se i rendimenti negli Stati Uniti continueranno a salire, se verrà confermato questo aumento degli ultimi giorni, credo che anche in Eurozona non ci sia tanta alternativa, per cui salirà il nostro rendimento come saranno i rendimenti degli altri paesi dell'Eurozona. Peraltro, credo che continuare ad avere dei rendimenti negativi non sia proprio il massimo della vita anche a livello finanziario. Entrando un po' più nel dettaglio, intanto un amico ci scrive, insomma, sono saltati Bellanova e Bonetti, quando è che se ne va via Renzi? Renzi in realtà se n'è già andato via, diciamo, dalla maggioranza, ma io immagino che qui ci sia un po' di ironia sul fatto che quando è che in qualche modo l'Italia se ne sbarazza, questa è la lettura, credo, appunto con il sorriso che ci scrive un amico che ci segue. Dicevo, più nel dettaglio, la tua idea, Angelo, su come si è comportato il governo italiano, per quanto riguarda il Recovery Fund e il MES, il senso è, Renzi ha alzato il dito dicendo su questi due temi l'Italia si sta muovendo male e a partire da questi due temi noi adesso ci stacchiamo dalla maggioranza perché la pensiamo in maniera diversa. Secondo te questa posizione aveva degli aspetti ragionevoli e magari non corrisponde una reazione, diciamo, opportuna, dato che siamo in fase di crisi e forse una crisi di crisi pandemiche, quindi una crisi di governo non sarebbe opportuno aprire, oppure insomma non è su questo fronte magari che il governo si è mosso in maniera così rivedibile e magari le cose importanti secondo te sono altre, insomma una tua view su questa rottura, sui motivi che hanno determinato questa rottura e se magari invece ce ne sarebbero altri più importanti rispetto a quelli mossi da Matteo Renzi e dal suo partito, da Italia Viva. Io credo che in parte una qualche ragione ci può anche essere. Io ho ascoltato un po' la conferenza, oddio, non con una grande voglia, un po' l'ho ascoltata. Immagino. No, ma perché io ho un altro pensiero che esprimerò alla fine. Sì. E, no, anzi, lo esprimo subito. Vai. Ricordate il referendum che aveva proposto Renzi? E forse qualcuno che adesso è all'interno del governo non è che l'abbia molto aiutato. Quindi non meravigliamoci di quello che è Ti accaduto. riferisci al referendum con cui di fatto Renzi si è tirato la zappa sui piedi?
Esattamente, però c'è Ok, stato qualcuno che l'ha aiutato molto a tirare questa zappa, e ok. Ok. quindi non mi sorprende che ci sia qualche ruggine da parte. D'altra parte, l'uomo è l'uomo. Dal Ok, punto di vista della. il rancore, evidentemente. Ah, beh, no, allora mi risolvo. Si capiva un po'. E Un da po' questo sì, un punto po' di sì. vista, credo che comunque ragioni se ne siano, perché c'è all'interno del governo mi sembra che sia un po' troppe divergenze, quando invece questa situazione prevederebbe che ci fosse un movimento molto rapido, una decisione molto rapida. Capisco le spinte da fuori nei confronti del governo. Io, quando penso alle spinte da fuori, ad esempio, mi riferisco all'estate scorsa, quando c'è stato il Libera Tutti. Io ricordo che in alcune piazze, vidi piazze che sono vietate le automobili, centinaia di ragazzi fermi uno accanto all'altro. Sì, è vero, erano all'aperto, si poteva stare senza mascherina, ma uno accanto all'altro senza mascherina, secondo me, era pericoloso, se si è anche visto cosa è successo dopo. Quindi, dal punto di vista delle pressioni da parte delle imprese, di tutti coloro che sono rimasti senza lavorare in questo periodo, ce ne sono tante, quindi è difficile trovare un accordo comune su dove dirigere i fondi che dovrebbero arrivare dall'Unione Europea. Quindi sicuramente qualcosa avrà infastidito il partito d'Italia Viva, perché probabilmente aveva delle opinioni che si sono scontrate con quelle che sono le opinioni del governo, della propria maggioranza. Però secondo me, quando si fa parte di una coalizione, io credo che la prima idea sia quella di cercare di trovare un accordo. Poi, se uno la pensa diversamente, beh, buonanotte, si litiga chi si. Però, certo, giustamente tu facevi riferimento prima, se in una fase come questa sarebbe stato opportuno, però mi sembra che la Presidente dell'Unione Europea abbia detto qualche giorno fa, subodorando quello che sarebbe accaduto, che comunque i finanziamenti sarebbero arrivati a prescindere dalle condizioni di governo. Quindi è evidente che l'accredito dovrebbe arrivare comunque. Poi certo che se in qualche giorno, fra qualche giorno, si sapesse come saranno di diretti questi finanziamenti che arriveranno, secondo me non sarebbe male. Quindi una parte di ragione la si può anche dare alla Presidente di Italia Viva. No, Una Italia parte, Viva si chiama, non mi ricordo quale sì, sono. Ah, sì. Italia Viva, che peraltro insomma poi hanno anche loro, hanno lo stesso Matteo Renzi ha detto, mi rendo conto che il momento è difficile, ma è proprio, ci vuole coraggio, insomma questo è il suo punto di vista, nel aprire una crisi di governo in questo periodo, ma proprio perché non siamo legati alle nostre poltrone che ci stacchiamo e denunciamo, insomma evidentemente degli aspetti dal loro punto di vista negativi su come si è mosso il governo, anche sono mosse critiche anche sui vari DPCM, sulle varie dirette, sui commissariamenti troppi, eccessivi. Non è stato forse messo abbastanza in evidenza, magari, quanto fatto, quanto non fatto in ambito dell'istruzione, in ambito scolastico. Non so cosa ne pensi tu, Angelo, però è uno dei temi che riguarda più da vicino, insomma, proprio gli italiani che speravano e sperano tuttora che in qualche modo le strutture tornino a essere aperte il più possibile. Perché è sicuramente un aiuto al di là del fatto che c'è un'istruzione da portare avanti e che ci sono anche dati preoccupanti. Insomma, qualche settimana fa è venuto fuori che almeno un bambino per classe, dal punto di vista statistico, abbia abbandonato, insomma, la scuola proprio in virtù del continuo didattica a distanza. Apriamo, chiudiamo. Come la vedi tu, Angelo? In primis, secondo me, ci vuole molto più coraggio a continuare che a uscire. Questa è la mia opinione, parlo a livello di governo. Ok, Per... ricollegandoci a quanto detto da Sì, Renzi, sì. esatto, esattamente, esattamente. E da un altro punto di vista, io sono veramente molto preoccupato, nonostante mia figlia sia già molto più avanti con gli anni, quindi non sia direttamente coinvolta. Ma credo che sia l'aspetto che più mi ha ferito. Perché la scuola non può fermarsi. Siamo in una fase in cui il declino del paese credo che sia abbastanza evidente dal punto di vista anche della cultura, di tutto quanto accade attorno ad essa. Quindi non solo la scuola, ma i teatri, i musei e così via. Sono più visitatori stranieri che venivano in Italia a visitare i musei di quanto lo siano gli italiani. Questo dimostra che c'è una, non dico una caduta, però c'è una.
un arretramento molto forte, quindi chiudere anche la scuola secondo me è stato ed è un disastro assoluto. Perché che se ne dica, ricordo un ministro di anni fa che diceva che con la cultura non si mangia, che sono robe che secondo me un ministro non avrebbe mai dovuto dire, anche se lo penso, perché non è assolutamente vero, perché se consideriamo quanti sono i turisti che vengono dall'estero per visitare, pensate solo agli Uffizi per fare un nome, Sì. che credo che, e poi si potrebbe parlare anche di Roma, vabbè, al di là di quello, io credo che sia una roba inammissibile, veramente inammissibile. Poi può darsi che con la scuola aperta sarebbero aumentati i contagi, o lo sappiamo? No, non lo sappiamo, perché nonostante tutte le chiusure, tutto quello che viene fatto, proposto, eccetera, vediamo che la situazione non è che sia molto, è migliorata, sì, ma non mi sembra migliorata tantissimo. Quindi credo che, è vero, si parla dei trasporti sulle scuole che sono quelli che potrebbero creare problemi molto, molto forti, però credo che i treni locali, quelli che spostano tra le città vicine, i paesi vicini, credo che siano sempre pieni comunque. Quindi allora a questo punto diciamo, fermiamo di nuovo il paese di tutto. Io no, sulla scuola sono d'accordo con te, secondo me è l'aspetto che più mi ha ferito, che mi ferisce tuttora, perché io, nonostante questo paese possa essere soggetto a critiche, però sono italiano e amo l'Italia, quindi mi sarebbe piaciuto vedere un comportamento diverso, però mi rendo conto che governare non è così semplice in questa fase. Chiudiamo con qualche messaggio da casa. Roberto si ricollega a quanto detto da te, Angelo, poco fa. Renzi non ha ancora metabolizzato il famoso 43% ricevuto. Ah no, questo qui parla delle europee, delle elezioni europee, il 43% che ricevette alle elezioni europee di 4 anni fa, dopo il calo di gradimento e la cacciata. Lui si sente ancora il gallo del pollaio, evidentemente. A Renzi non parve vero di rientrare nel giro che conta con la coalizione giallorossa e subito dopo si formò il partito e meditava il colpo dello scorpione. Zingaretti il rischio lo aveva già capito. Invece un altro amico dice: risolviamo i problemi dentro le sedi istituzionali, non in diretta su Facebook. Mi ha fatto più ridere questa di Salvini quando disse: posso farmi un selfie. In realtà non disse: posso farmi un selfie, non posso parlare con una signora e togliermi la mascherina. E Floris gli disse: no, o sei a 1,5 metro di distanza oppure non puoi. Poi insomma il dibattito va avanti, non succederà, però se Conte e il PD offrissero a Renzi il ministro degli esteri, scommetto che accetterebbe di rientrare nella coalizione subito. Giochi del potere sono diabolici. Io non ne sarei così sicuro. Non so, qui telegrafico ti chiedo, Angelo, se avesse avuto un ministero importante Renzi, se, insomma, come si sarebbe comportato? Secondo me sarebbe uscito comunque. Tu che dici? È probabile, però non si è dimesso lui, ha fatto dimettere Sì, vero. quindi sa, da questo punto di vista è tutto opinabile. Sicuramente forse ha fatto più effetto l'uscita, quindi questa è la conferenza stampa a cui purtroppo voi giornalisti siete molto spesso obbligati ad andare, quindi a volte sono anch'io un po' sorpreso se ci fossi io non dubito che andrei a sentire certe situazioni, quindi, ma non perché io ce l'abbia con lui, perché francamente non mi interessa meno di niente la sua presenza, però sono situazioni queste qui, giustamente come diceva il vostro ascoltatore poc'anzi, probabilmente fatte ad arte per fare il colpo. Io ho detto prima che secondo me ci vuole più coraggio ad andare avanti che ad uscire, quindi questo la Vero. dice lunga su quella che è la mia opinione in questo senso. Poi per carità tutte le opinioni sono rispettabili, ognuno finché non fa del male, è chiaro che si accetta tranquillamente, la sua opinione era questa, la porta avanti e buonanotte, che si è visto, però di tutto questo, ripeto quello che ho detto prima, quello che più mi fa male è la chiusura delle scuole, su questo non c'è ombra di dubbio. Abbiamo ancora 120 secondi, Angelo, e ti giro la segnalazione di Alessandro Emiliano che dice: i BTP Future stanno però risentendo della crisi in Italia. E insomma, da qui possiamo provare a immaginare insomma, se continueranno a risentirlo sempre di più o se è un momento inevitabile. Insomma, il riassestamento è ancora in corso. Sui future dei BTP, Angelo, per chiudere. Sì, io credo che qualunque situazione si crei in un paese o a livello mondiale, la speculazione è sempre dietro l'angolo, quindi può Ok. intervenire tranquillamente anche perché la difesa poi a un certo punto non è che possa andare avanti all'infinito, quindi è chiaro che
dei movimenti negativi nei confronti dei titoli di Stato italiani ci possono stare benissimo, quindi senza meravigliarsi assolutamente, al di là delle difese dell'Unione Europea. Angelo Drusiani, grazie per essere stato qui con noi. Grazie Buon a voi. proseguimento, ovviamente consulente finanziario di Banca The Rothschild. Buon lavoro e a presto. Arrivederci, grazie. Ci fermiamo per un breve istante, restate in nostra compagnia.